Manco il tempo d'aprire l'uovo de Pasqua ci hanno dato. E che cazzo! Mentre provavamo a ritagliasse piccoli spazi di spensieratezza nel dramma totale, ecco là che al casino si è aggiunto altro casino. E il casino si chiama Taiwan. La questione Taiwan l'avevamo affrontata già 10 mesi fa. La trama di questa serie TV, che ammettiamolo ci ha pure un po' stufato, ci aveva fatto vedere di sfuggita uno dei protagonisti indiscussi della seconda stagione. Tutti si ricorderanno l'episodio in cui Joe Biden era in viaggio in Giappone e in conferenza stampa insieme al premier giapponese Kishida, a una domanda di una giornalista che chiedeva cosa avrebbero fatto gli Stati Uniti se la Cina avesse invaso Taiwan, si era lasciato scappare che accordi con Taiwan ne imponevano la difesa dell'indipendenza. Un Joe Biden che straparla, avevano subito cercato di metterla così la toppa. E d'altronde non sarebbe stata manco la prima volta. Ma quella che è stata liquidata come una gaffe, in realtà sembrava essere una specifica minaccetta. La ricordate quella puntata, no? Puntata cruciale perché con due parole sarà tolto ogni tipo di ambiguità della posizione degli Stati Uniti nei confronti di Taiwan. Per chi invece quella puntata non se la ricorda, trovate il video sul canale YouTube. Non posso farlo spiegone perché altrimenti qui famo notte. Per inquadrare però la questione di Taiwan in questa sede basterà ricordare alcune cose. Che Taiwan è un'isola indipendentista che la Cina considera come roba sua, che la Cina si è sempre data l'obiettivo di riunificarla entro il 2049, che Taiwan è considerata un avamposto occidentale nel Pacifico di cui gli Stati Uniti sostengono l'indipendenza per arginare il rivale economico cinese e che quindi hanno tutto l'interesse a mantenere indipendente. E poi c'è un dettaglio non da poco, che la Cina ha sempre caldamente consigliato agli Stati Uniti di farsi un pacchetto di loro, altrimenti succede la terza guerra mondiale, roba che in confronto alla guerra in Ucraina sembrerà la recita delle medie, mentre quella di Taiwan sembrerà la prima alla scala. Gli Stati Uniti però sono un po' duri d'orecchio, mettere il naso in qualunque questione internazionale d'altronde è più forte di loro, perché loro sono proprio convinti di essere i poliziotti del mondo. E quindi in un'altra puntata saliente della scorsa stagione, l'ex speaker del congresso Nancy Pelosi era andata a Taipei per confermare il sostegno degli Stati Uniti all'isola. E la Cina gli aveva fatto un po' capire che non avevano proprio gradito, facendo sfrecciare caccia cinesi sui cieli dello stretto di Taiwan per tutta la durata in cui la Pelosi è rimasta sull'isola. Evidentemente la prima volta non avevano colto proprio bene il messaggio. E quindi, ignari porelli di fare cosa sgradita, hanno deciso di incontrarsi di nuovo. La presidente di Taiwan, Tsai Ing-wen, ha incontrato lo speaker della Camera, Kevin McCarthy, postando foto dell'incontro alla Reagan Library e sottolineando che l'amicizia tra l'America e Taiwan non è mai stata così forte. Una sorta di déjà vu de Nancy Pelosi, a cui, per essere più chiari possibile, la Cina stavolta ha avviato direttamente un'esercitazione militare intorno all'isola. Un'esercitazione di conquista dell'isola, schierando 11 navi da guerra, 70 aerei e simulando bombardamenti. Hanno fatto le prove generali, insomma, e qui in Occidente siamo nuovamente tutti sorpresi. Anche questo è un déjà vu del 24 febbraio, quando proprio non ci si capacitava da dove uscivano ste botte di testa. Onde non fare gli errori di valutazione del passato, sarebbe abbastanza riduttivo considerarla una conseguenza del fatidico incontro tra Xi Jinping e Putin. Perché anche lì, quell'incontro che è stato letto come la richiesta d'aiuto al cugino più grande da parte di una Russia in difficoltà, in realtà è l'incontro tra due che hanno un nemico comune. Ed è banalmente il risultato di anni, anni e anni di intromissioni degli Stati Uniti nella geopolitica mondiale. Certo è che quell'incontro ha cambiato molte cose, ha turbato parecchi equilibri. Da quel momento la Cina non è stato più un personaggio secondario, ma è diventato protagonista principale. Intendiamoci, tra i protagonisti la Cina c'è sempre stata. Ma una certa propaganda da circa un anno ha sempre negato che si trattasse di uno scontro tra blocchi economici, cercando di ridurre il tutto sempre ad una dimensione territoriale. Invaso-invasore! Ma la Cina non è la Russia e Taiwan non è l'Ucraina. E nonostante molte possono essere le analogie, c'è un piccolissimo dettaglio di differenza tra l'Ucraina e Taiwan. E cioè che mentre l'Ucraina è uno stato sovrano, e quindi innescare quel processo della propaganda sul principio dell'autodeterminazione dei popoli, sulla violazione dei diritti internazionali, sulla difesa della democrazia risulta estremamente facile, Taiwan non è riconosciuta come indipendente praticamente da nessuno. Sono solo 14 gli stati che riconoscono Taiwan come
stato sovrano. Tra questi non ci sono nemmeno gli Stati Uniti, che su Taiwan mantengono una posizione che dire ambigua è dire poco. A maggio scorso il Dipartimento di Stato americano ha corretto in un modo un po' paraculo la definizione di una sola Cina, cancellando quel riferimento in cui si chiariva che il governo della Repubblica Popolare Cinese fosse riconosciuto come unico legale della Cina e Taiwan come parte della Cina. Ed è sparito anche quel passaggio in cui Washington affermava di non sostenere l'indipendenza di Taiwan. In sintesi, di Taiwan riconoscono lo status quo, ma senza mai esprimersi con riconoscimenti ufficiali di indipendenza. La Cina fa paura. La Cina alla fine tiene un po' tutti per le cosiddette. Quindi, non essendo riconosciuta come stato indipendente praticamente da nessuno, l'invasione di Taiwan nell'ottica del diritto internazionale non rappresenterebbe una violazione. È lì invaso invasore, non si può fare, quindi voglio proprio vedere che se inventiamo. E l'unico ad aver capito che non ci sta niente da inventarsi e che certi giochini con la Cina risultano quantomeno pericolosi, paradossalmente è stato Macron. E chi l'avrebbe mai detto? Proprio Macron, che desti tempi in Francia deve camminare muro muro, è stato uno di quelli che, per paura chiaramente, non per altro, però quantomeno ci ha avuto un sussulto d'orgoglio. Erano andati lui e la von der Leyen. E appena se ne sono andati hanno subito avviato l'esercitazione giusto per fargli capire i ruoli. E in Cina ci sono andati a portargli l'acqua con le orecchie. Perché ormai è abbastanza evidente a tutti che la situazione in Ucraina non è propriamente come ce l'hanno raccontata. E quindi, diciamo, c'è stata questa improvvisa e spontanea apertura ai colloqui. Macron, a differenza della von der Leyen, da quei colloqui ha portato a casa risultati sostanziosi. In sintesi, si sono rinsaldati i rapporti commerciali tra Francia e Cina. Ma il povero Macron non ha fatto manco in tempo a rientrare e passare per colui che doma il drago. Subito la Cina, con le esercitazioni, ha fatto capire benissimo non solo le sue intenzioni, ma anche il ruolo dell'Europa. Ha fatto esplicitamente capire che non è questione di se, ma di quando lo farà, e gli ha fatto capire che per quel tempo sarà importante che l'Europa abbia deciso da quale parte della barricata stare. Macron, quella comunicazione non verbale fatta di aerei, esercitazioni, simulazioni di bombardamenti, l'ha capita. Nel capirla, ha dichiarato subito che non si deve essere vassalli. E attenzione alle parole, non ha detto partner, ma vassalli degli Stati Uniti. Parola curiosa, no? Sembra quasi una sorta di lapsus freudiano di chi lo è stato sapendo di esserlo. E ha continuato dicendo che Taiwan è una storia che non ci compete. Liscio liscio. Che l'Europa non fosse più compatta come un anno fa si sapeva, ma da quando la Cina si è fatta prepotente all'orizzonte, diciamo che la differenza tra temerario e fesso cominciano a capirla in molti. Perché finché appunto si trattava della recita delle medie con la guerra in Ucraina, fatta a scapito di un unico popolo, quell'ucraino, si poteva anche fare. E diciamo che non è andata benissimo perché in quanto Europa ci siamo fatti male anche lì. Ma adesso, con la prima alla scala dei professionisti della guerra, la storia cambia non di poco. La Cina terrorizza l'Occidente come l'urlo di Candy Bruce Lee. E una cosa è certa, due scenari di guerra in contemporanea non sono sostenibili. E guarda caso, è proprio in questo momento che si incastra lo scandalo dei documenti segreti trapelati dagli Stati Uniti e dalla NATO che riguardano soprattutto la guerra in Ucraina. Qui la storia diventa una storia di spionaggio alla 007. Ma la situazione è un po' strana, niente a che vedere ad esempio con i leaks di Assange. Qui non ci sono file, non ci sono documenti rubati e venduti ai giornali per farli esplodere mediaticamente. Qui si parla di screenshot fatti a documenti cartacei, documenti spiegazzati che vengono pubblicati per la prima volta su un server di Discord, notoriamente una piattaforma usata dai ragazzetti per i giochi online. Questi documenti vengono pubblicati per la prima volta ad ottobre, quindi parliamo di un po' di tempo fa, inizialmente su un canale Discord con meno di 200 utenti, e quindi al principio non vengono sostanzialmente filati da nessuno. Dopo un bel po' di tempo vengono ricondivisi su altri canali, fino ad approdare a Telegram, da cui poi è esploso il caso mediatico. Questo per dire che l'esplosione del caso mediatico sembra più fortuita che mirata e voluta. Cioè, pensare che una cosa del genere diventi di dominio pubblico soltanto perché qualcuno ci ha avuto l'intuito di ricondividerla, insomma. Così come in effetti è un po' strana la scelta dei documenti, che sembrano quasi selezionati ad hoc. In questi documenti compaiono molte informazioni che sono considerate secret o addirittura top secret, dove si parla di molte questioni di geopolitica. Si parla appunto della situazione nell'Indo-Pacifico. Si parla di Israele, dove se
secondo questi documenti, dietro i disordini per la riforma della giustizia ci sarebbero i servizi segreti israeliani. Si parla della Corea del Sud, altro alleato statunitense, dove la situazione sarebbe quella di uno stato combattuto tra le pressioni di Washington per l'invio delle armi in Ucraina e la politica ufficiale della Corea del Sud, che è invece quella di non fornire armi. Si parla di probabili dirottamenti delle armi sudcoreane da parte degli Stati Uniti verso l'Ucraina, senza dire niente a nessuno. E poi si parla appunto della guerra in Ucraina. Si fa una stima delle vittime di gran lunga superiore rispetto alle stime finora valutate. 300.000 uomini, e molto probabilmente stiamo parlando di una stima al ribasso tra soldati russi e soldati ucraini. Si parla insomma di una situazione ben diversa da quella raccontata finora, dove ad esempio ad avere il problema delle munizioni non è la Russia ma Kiev, dove la difesa aerea ucraina sembrerebbe letteralmente a pezzi, dove alcune iniziative militari ucraine sono state prese in totale disaccordo con la linea statunitense. Si parla anche di soldati americani già presenti e coinvolti nel conflitto, insieme a soldati inglesi, lettoni, completamente un'altra storia rispetto a quella detta finora. Si parla di una situazione drammatica che potrebbe compromettere la cosiddetta controffensiva primaverile. Insomma, tutto il contrario di quello che ha raccontato finora la propaganda occidentale. Che il quadro che emerge da questi documenti non sia da prendere per vero tout court, ma sia assolutamente verosimile, non c'era bisogno sicuramente del grande scandalo dei documenti trafugati per farcelo capire. Non vorremmo peccare di saccenza, ma s'era abbondantemente capito. La cosa che emerge da questi documenti non è soltanto che lo spionaggio degli Stati Uniti arrivi nei confronti dei nemici, ma anche degli amici. E anche questo non è propriamente un grande scandalo, cioè si è letteralmente sempre fatto. Quindi il vero scandalo non sembrano essere i documenti, ma la sensazione che rimandano questi documenti. La sensazione in cui gli Stati Uniti sono i primi a non fidarsi dell'Ucraina, e allora verrebbe spontanea la domanda: perché ci dovremmo fidare noi? Ne viene la sensazione che non c'è compattezza in quel mondo occidentale, e Macron in questo senso ne diventa la prova provata. Tutte cose che già si sapevano, ma che c'era una sorta di tabù nel dire. Ora chiaramente sulla veridicità di questi documenti è partito lo scambio d'accuse. Per solito, no? Kiev sono stati i russi, per la Russia è stata Kiev. Ci gela un po' che invece siano proprio gli Stati Uniti a dire che questi documenti, seppur alterati in alcuni punti, sono sostanzialmente veritieri. Allora forse è questa ammissione che dovrebbe essere il vero scandalo. È chiaro che l'unica cosa che potrebbe spiegare la natura di questi documenti sarebbe sapere da chi partono. Non sarebbe un caso di spionaggio così eclatante se io ci avessi le risposte o chi per me. Quello che è eclatante è che con un'insostenibile leggerezza si ammetta, e siano gli Stati Uniti a farlo, che tutto quello raccontato finora sia una balla. Gli Stati Uniti che ammettono che questi documenti sono veri stanno implicitamente ammettendo la propaganda. Stanno aprendo un varco per dubbi sulla gestione ucraina del conflitto. Come se si volesse apparecchiare il tutto per farla finire nel modo più rapido e indolore possibile. Chissà, magari uno scandalino di corruzione su Kiev che possa giustificare il fatto che li abbiamo spiati perché non ci siamo realmente mai fidati. Una sorta di vabbè che ce lo fa andata così, ma adesso dobbiamo concentrarci su un altro fronte. Proprio perché sanno che due fronti in contemporanea non li possono mantenere. Ucraina e Taiwan con il Medio Oriente nel mezzo, ma state scherzando? Indovinate dei due scenari qual è quello che magicamente verrà riposto nel cassetto? Quello che viene immediatamente ridimensionato fino al punto di sgretolarsi, sbriciolata fino al punto che la questione ucraina diventerà niente di più che una battaglia persa a cui non dedicare nemmeno più due righe, mentre la guerra diventa sempre di più un affare dei professionisti della guerra. E l'Ucraina in questo gioco non è contemplata. Rimarrà nel suo ruolo di casus belli, sfruttata da tutti, dimenticata da tutti. Tutto sulla pelle di un unico popolo, quello ucraino. E un po', giusto un po', anche sulla nostra pelle. Se il video ti è piaciuto, iscriviti al mio canale YouTube e agli altri indirizzi social che trovi qui. Se poi vuoi sostenere il progetto Bubble, un semplice caffè, una piccola donazione al link PayPal che trovi qui sotto. Ciao e a presto!